collegamento funziona, ci sei Fede, ti vedo. Alla grande, ti vedo anch'io. Sei sempre arrabbiato? No dai, mi è un po' passato, ma proprio perché c'è il sole. Dimmi, dimmi come va lì, che noi seguiamo ovviamente alla distanza, tu sei lì, quindi avrai toccato con mano le medaglie, no? Sai che una l'ho toccata davvero e non hai idea, è pesantissima, davvero? Fede. Ma un po' di sport lo fai? Non riesco tanto, non riesco perché... Sono sempre le Olimpiadi però, che figure mi fai fare? Scusa, l'altro giorno tu mi hai fatto vedere un costume, no? Sì. Me l'hai spacciato per la Pellegrini, l'ho presa come una simpatica battuta delle tue, sì, va bene? Sì. Usiamolo, usiamolo, Dick. Ok, usiamolo come? Cosa devo fare? Fatti delle vasche. Vuoi l'impianto olimpico? Ti va per bene? Per esempio. Ok, quante vasche? Vabbè dai, quante vasche? Decina? Decina. Decina sarebbe bene, 500 decina. Metri, vuoi stile libero? Dai, stile libero, classicone, va bene, perfetto. Ok, se aspetti un attimo, vado, mi cambio e torno subito. Stai lì. Ah, vai adesso che ti aspetto? Va bene. 10 vasche, 500 metri, centinaia di bracciate e migliaia di battiti del cuore. Non posso pensare di farcela da solo. Oggi in Casa Italia ci sono Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, vincitrici proprio l'altro ieri della prima medaglia femminile nei tuffi. Devo approfittarne per imparare qualcosa. Wow ragazzi, allora, prima di tutto, avete realizzato subito o tipo rivedendo le immagini che noi le abbiamo viste tipo 2000 volte ed è una roba pazzesca? Ma diciamo che dopo l'ultimo tuffo ero ben fiduciosa, insomma, ho sentito che il tuffo è andato bene e quindi sott'acqua io ho cacciato subito un urlo. Ma è vero che vi siete definite le vecchiette dei tuffi? Che a me questa roba mi piace da morire. Purtroppo sì, perché eravamo la coppia più vecchia. E... Però intanto le vecchiette... Intanto le gallina vecchia fa buon brodo, ottimo, no? Allora, io anch'io vorrei fare il vecchietto, diciamo, dalla situazione però apprendista. Avrei bisogno proprio tipo tre nozioni di base per partire coi tuffi. Allora, l'unica cosa che so certa è che le mani tipo non sono così da babbo di minchia, ma sono messe così, giusto? Neanche? Come vanno messe? Lascia stare. No, sono già partito male? Ok, baci, grazie, ciao. Da Tania e Francesca ho appreso i fondamentali dell'ingresso in acqua, ma non credo di essere ancora pronto alle 10 vasche che mi ha proposto Fede. Nei miei ricordi, tuttavia, è presente un altro grande maestro, Massimiliano Rosolino, il mio sensei nella sacra arte che si consuma nel Tempio del Nuoto. Attingerò ai suoi insegnamenti per trovare la forza. Ti voglio lucido. Occhio ai tuoi obiettivi. Non sbagliare la partenza. Devi essere esplosivo. Muovi ste gambe! Oh Fede, tutte 10 le ho fatte! Fede? Fede? 10 vasche ho fatto! Volevo brindare con te che ne ho fatte 10, avanti e indietro come mi hai chiesto. Vabbè, alla salute Fede! 10 vasche. Oh no, Giorginio! Oh no, ah no, sei di qua. Sarà quello che bevo.